Premiati nella sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso, i vincitori del concorso per videomaker Toscana in Spot 2021, Ritorno al futuro, indetto dal Comitato regionale per le comunicazioni. Il vincitore è Matteo Manganelli, che ha partecipato con il video Toscana 2050 Nostro futuro. Il secondo classificato è Giovanni Polisano, autore del video Secondo te. Al terzo posto si è classificato Andrea Palumbo, con il video Aria. Menzione speciale per il 14enne Guido Fontanella, autore dello spot La Toscana del futuro già nel presente, a cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato un riconoscimento speciale, il Pegaso d'Argento. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Katie Cafissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori, i giudicati e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati e naturalmente poi saranno disponibili a disposizione di tutti. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo, quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. È il primo passo, davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tanti sé, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Il tema era insidioso, è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto, il già visto è sempre in agguato. Quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia, l'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio. Sono prodotti che, per quanto almeno riguarda la competenza da noi acquisita, hanno tutti un grosso merito. Non c'è stata una unanimità in partenza, la giuria ha discusso molto, segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo, quanto della difficoltà di scegliere veramente nella qualità dei prodotti presentati e anche un po' naturalmente nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno. C'è un fatto oggettivo di qualità che non può essere discusso, ma c'è anche un elemento di soggettività, di preferenza, di cui tra l'altro mi piacerebbe fare un piccolo coming out fra poco per spiegare, per esempio, che io nella lotta fra primo e secondo ero effettivamente personalmente, per quel che vale, molto indeciso. Presentato in Consiglio regionale il libro Scrittori in erba, a cura di Sandra Landi, pubblicato dal Consiglio regionale. Gli autori sono sei bambini tra i 10 e gli 11 anni,
che lo scorso anno scolastico hanno frequentato la quinta elementare in diverse classi con buon profitto. Il lavoro è nato nel primo lockdown. Per raccontare e per esprimere emozioni, i giovani toscani sono stati omaggiati con una copia della Costituzione e dello Statuto della Regione e i loro lavori, in grado di parlare al cuore attraverso racconti, poesie visive, disegni, foto, anagrammi acrostici, verranno distribuiti negli istituti comprensivi di Firenze Città Metropolitana. Per stimolare la passione della scrittura e della lettura. Un progetto bello in linea con quello che è un po' l'impegno che avevamo preso all'inizio della legislatura, dare voce a chi ha meno voce. I nostri bimbi in questo periodo terribile della pandemia, hanno sofferto più di tutti noi, è mancata la socialità, gli sguardi con i loro compagni di classe, con le amiche, con gli amici. Noi siamo riusciti a ristorare tante categorie, con fatica, ma non siamo riusciti a ristorare nessuno di loro di quegli abbracci persi, di quei momenti di socialità mancata. Un anno, in cui, attraverso la DAD hanno continuato a formarsi. Io penso, e l'ho detto più volte, che la didattica a distanza, per quanto sia stata importante, ringrazio tutti i docenti per lo sforzo che hanno fatto di cambiare metodologia di insegnamento, comunque, abbia dato qualcosa in meno. Ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che non hanno avuto la possibilità di accedere alla formazione perché vivevano in zone in cui non c'era copertura. Tante famiglie, specialmente quelle più disagiate, non permettevano la possibilità di potersi formare e crescere. E un anno perso, in questa età è qualcosa che segna la vita di ciascuno di loro. È bello invece vedere, e questo è un po' un contrappasso, no? Che in questo periodo, sono riuscite a venire fuori, le migliori esperienze e la capacità anche di saper guardare con speranza al futuro. In questo racconto c'è tutto questo e Scrittori in Erba, spero che sia solamente un primo tassellino di un impegno da mettere in campo tutti insieme, quello di aumentare la cultura civica di ciascuno di loro, di farli sentire protagonisti della vita delle nostre comunità e attraverso questo libro ci sono anche insegnamenti profondi che arrivano a ciascuno di noi, leggendo le storie di ciascuna delle ragazze, di ciascuno dei bimbi, di ciascuna delle bimbe. Io penso che ognuno di noi debba portare con sé pezzi di insegnamento che serviranno anche nell'impegno nelle istituzioni. Il progetto nasce dall'amore per la scrittura e dall'aver constatato che nella scuola si fanno tantissime cose, per carità, sono bravissimi, ma non si mette l'amore per la scrittura. Bambini come questi sei, che raggiungono ottimi risultati in tutte le materie, manifestavano, anche per il lockdown, manifestavano una certa insofferenza per la scrittura. Tendevano a scrivere il meno possibile e più alla svelta possibile, senza il piacere della scrittura. Siccome io ritengo che comunque sia fondamentale il piacere della scrittura per accedere al piacere della lettura, che sono due interfacce. Alcuni genitori preoccupati si sono rivolti a me, che sono la nonna di Alessandro, la nonna di un bambino che nella sua carriera ha accumulato esperienze di scrittrice e di esperienze professionali nel settore della pubblica istruzione. Ho diretto un istituto di ricerca per il Ministero dell'Istruzione. Quindi questi amori, coniugati con l'amore per i bambini, hanno fatto in modo che una volta alla settimana loro si riunissero con me. Su una piattaforma, abbiamo usato come tutti, la piattaforma Meet e quindi io non ero una persona in presenza, ma ero un'immagine nel loro computer. Abbiamo iniziato il gioco della scrittura. Io credo che l'approccio alla scrittura debba passare da una chiave ludica. I bambini si devono divertire per penetrare il segreto delle parole. Per avere il gusto di cercare e di trovare le parole giuste per ogni espressione. È stato come stappare una bottiglia di champagne. Le loro idee sono venute e ho durato fatica a seguirli anche perché erano carichi di emozione e di entusiasmo che mi hanno contagiato. In tutto questo c'è stato anche un grande interscambio.
perché loro, che fanno parte della generazione tecnologica, mi hanno aiutato dove io, tutte le volte che dovevo fare un collegamento, mandare in onda video, eccetera, loro si sono sostituiti a me e mi hanno insegnato. Quindi è stato un grande esempio di interscambio culturale tra vecchie generazioni, quali io rappresento, la nonnità, e le nuove generazioni. Scrittori in Erba è un bel progetto che il Consiglio regionale ha voluto sostenere e oggi presentiamo perché ha tanti elementi di valore. Uno su tutti, il fatto di aver trasformato un tempo difficile per i ragazzi e le ragazze delle scuole come quello della pandemia, costretti a star lontani, in un tempo fecondo di scoperta di novità, in cui loro hanno imparato qualcosa di nuovo e si sono appassionati ad un'attività difficile per tanti ragazzi e ragazze come la scrittura. In generale i nostri studenti, i giovani, sono molto abituati a usare la scrittura nei social, la scrittura per... e sperimentano anche la fatica della comunicazione. Ecco, e allora io trovo che questo progetto, che le ha messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, a dare un nome alle emozioni, ai pensieri, alle idee, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale ed è un lavoro che apre la mente e ben dispone anche ad accogliere gli altri e quindi alla lettura, a ricevere parole, senso e significati. E oltretutto loro hanno integrato le loro competenze e con l'unico strumento possibile per imparare davvero, che è la passione e il divertimento. Quello che a volte la scuola dimentica di fare quando non ci sono insegnanti illuminati e è un lavoro attento su questo. E invece è il veicolo più semplice per superare anche la fatica e per sollecitare l'impegno. Ecco, quindi io ringrazio Sandra Landi, ringrazio loro in primo luogo, li voglio nominare tutti, Bianca, Alessandro, Sebastiano, Tommaso, Caterina e Matilde, perché loro hanno generosamente messo a disposizione di tutti in questo piccolo libro i loro sentimenti, le loro idee, e perché attraverso di loro possiamo raggiungere tanti ragazzi e ragazze che imparino che scrivere è bello e chiamare le cose con il loro nome è importante e ci fa sentire tutti più vicini. Peccioli rinnova il suo legame con l'arte contemporanea col progetto artistico Rampa di Lancio, voluto dal sindaco Renzo Macelloni e curato da Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento di Firenze. 10 gli artisti coinvolti che durante l'evento, che inizierà il 20 dicembre e terminerà il 15 marzo 2022, esporranno le loro opere tra il capoluogo Peccioli e il borgo di Legoli, donando in alcuni casi la loro opera in quei progetti caratteristici permanenti definiti site specific. Ma è un momento importante che dà il segno della voglia di ripartenza. Peccioli torna ad essere capitale dell'arte contemporanea e io voglio ringraziare il sindaco Macelloni per la grande attenzione che rivolge sempre all'arte come momento di crescita umana e culturale. E sarà un tempo importante per Peccioli perché porterà artisti noti, personalità che possono raccontare il presente, lo sguardo e gli occhi di un mondo che sta cambiando. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì nel comune di Peccioli. Allora a loro un grazie per l'impegno sui temi culturali, grazie per l'attenzione che dimostrano sempre per le persone. Credo che questo sia davvero molto importante e riempie il cuore di ciascuno di noi. Indubbiamente mi ha spinto il fatto di continuare un'iniziativa che ormai stiamo facendo noi da anni. Abbiamo iniziato circa 30 anni fa a pensare di fare di Peccioli un luogo dell'arte contemporanea, fare un museo a cielo aperto dell'arte contemporanea a Peccioli nel suo territorio. Abbiamo già interventi molto importanti, abbiamo persone come Termite, come Buren che hanno fatto opere come la Cagne. Quindi, e questo è un'ulteriore iniziativa. Quindi l'idea che noi abbiamo di Peccioli è di dire benissimo, tu vieni in Toscana
ai Firenze ovviamente, ai Galleria degli Uffizi, che sono quindi fuori di qualsiasi discussione, se poi vuoi fare un'esperienza diversa dell'arte contemporanea in un luogo, in qualche modo, dove vivi anche l'emozione della toscanità, bene, Peccioli è questo luogo. E ovviamente Rampa di Lancio è un'ulteriore iniziativa che va in questa direzione. Questa è una manifestazione che continua, prosegue in quell'itinerario avviato appunto dall'amministrazione da qualche tempo. E in linea con quella visione, con quel progetto, anche in questo caso le opere sono alcune permanenti, sono pensate site specific, come quella ad esempio di Paolo Parisi nella piazza principale di Peccioli, ed altre invece sono state collocate pensandole appositamente per andare a dialogare con diciamo le strutture architettoniche-urbanistiche del luogo, come quella di Mimmo Paladino e Domenico Bianchi, su questa magnifica terrazza disegnata dal Mario Cucinella, un'opera di nuova architettura che si inserisce perfettamente con il paesaggio, creando non solo una piazza, ma un belvedere sulla campagna aperta di ineguagliata bellezza e modernità, direi. Poi ci sono tante altre opere. Questa volta ci siamo spostati da Peccioli anche in un altro piccolo borgo del territorio, Legoli, dove lì anche giovani artisti hanno potuto esprimere la loro qualità artistiche. Alcuni sono addirittura, anche in questo caso, interventi site specific permanenti, come quello di Francesca Banchelli o di Emiliano Zelada. Altri si sono inseriti nella piccola chiesa che sovrasta questa collina, dialogando con quello spazio.